insieme a Lidia Borzì, presidente dell'Acri Roma. Buon pomeriggio, benvenuta a Radio Roma Capitale. Buon pomeriggio. Allora, sappiamo che domani, sabato 21 giugno, ci sarà una giornata di riflessione sulla famiglia, ovvero un crocevia tra incertezze e risorse. Quindi di che cosa si parlerà in questo incontro? Guardi, domani facciamo questo momento di riflessione a Frascati per mettere al centro, per approfondire come la famiglia oggi, in una società che è in piena crisi, in crisi di economica, crisi relazionale, crisi valoriale, rappresenti una fonte importante di risorse, abbia, come dire, grandi opportunità, ma sia anche, come dire, al centro di sia anche fonte di crisi, sia anche, come dire, un luogo di incertezze qualora non venga opportunamente sostenuta. Infatti noi affronteremo il tema, come dire, avendo come filo rosso, filo conduttore, le parole di Papa Francesco, che per noi, sì, penso per tutti in questa città e nel mondo, è una fonte inesauribile di stimoli, quando lui ci dice che la realtà è più importante dell'idea. E quindi noi affrontiamo il tema famiglia non cadendo nell'ideologia, ma andando nella concretezza delle famiglie romane, nella quotidianità problematica e tutto quello che danno alla comunità grazie all'essere risorsa, e quanto invece si trovino in difficoltà non potendo far fronte in alcune situazioni a queste crisi, e quindi diventino, appunto, ci sia tanta incertezza. In particolare analizzeremo questo, diciamo, cinque occhiali, cinque, diciamo, punti di attenzione che incrociano in maniera significativa la famiglia, e parlo del lavoro, che sappiamo tutti cosa, sì, significa, delle relazioni sociali, dell'educazione, della demografia e del welfare. Si tratta, appunto, di cinque ambiti cruciali per il vivere umano, si tratta di cinque ambiti interdipendenti, perché io sfido lavoro e relazioni sociali e educazione quanto possono essere collegati, e demografia e welfare. Immaginiamo chi perde il lavoro si trova solo, affronta la solitudine e magari, se non ha una formazione adeguata, rischia di non entrare nel mondo del lavoro di nuovo. Sappiamo che se hai difficoltà nel lavoro, dai dati, oppure se hai dei lavori precari, crollano le nascite. Nella nostra città e nella nostra provincia, ma come in tutto il paese purtroppo, c'è un crollo delle nascite. Sì. Così come hai a che fare con un problema, diciamo, di welfare, di accesso ai servizi. Supponiamo invece l'aspetto, se prendiamo con attenzione, ci focalizziamo su welfare, vediamo come la famiglia è una gamba del welfare. Pensiamo ai nonni, dal rapporto di Sant'Egidio, domani ci sarà il responsabile di Sant'Egidio Roma, si vede che i nonni fanno veramente hanno un grande valore per quanto riguarda il tema del lavoro di cura, del babysitteraggio. Eppure la famiglia non si trova spesso ad avere dei servizi fare quando ci sono problemi di bilanci e problemi, e allora ecco la famiglia risorsa quando mette in gioco le proprie, come dire, energie nel lavoro di cura, per il welfare e così via. Ecco la famiglia mazzolata, la famiglia, come dire, che diventa critica quando invece non ha accesso ai servizi, ha delle difficoltà a essere sostenuta in questa attività che fa del lavoro di cura, oppure se prendiamo poniamo l'attenzione sulla demografia, c'è il crollo delle nascite, ma i figli vengono considerati un bene privato, non un bene pubblico. E quindi un po' noi vogliamo andare, appunto, senza entrare nell'ideologia, ad affrontare concretamente queste tematiche, che poi sono le tematiche cruciali del nostro vivere. Vogliamo ascoltare il territorio, partendo proprio dalla provincia, che spesso è un pochino più dimenticata, un pochino, sì, più messa da parte, ascoltare i principali stakeholders, i principali, come dire, soggetti che sono impegnati rispetto a queste tematiche, a questi ambiti che incrocia la famiglia, quindi dai sindacati alle grandi associazioni, alle grandi organizzazioni come Sant'Egidio o la Caritas, e ancora sentiremo un professore universitario che ci darà un po' uno spaccato di come cambia il mondo del lavoro, e quindi anche qui quali sono tutte le implicazioni rispetto alla famiglia.
nostro obiettivo è anche quello di accendere i riflettori sul valore della rete. Sì, saranno anche tante le figure che interverranno a questo incontro, appunto ci sarà anche Alessandro Spalletta, neosindaco di Frascati. Sindaco di Frascati, con cui ci siamo sentiti ieri, mi ha assicurato la sua presenza e sarà una delle sue prime uscite pubbliche. È il sindaco di un comune, per noi sempre molto importante, perché sappiamo quanto il comune sia l'ente più prossimo ai cittadini e alle famiglie, e quindi ascoltarlo e anche che lui ascolti noi in questo nostro percorso, che appunto raccoglierà le istanze dal territorio per poi arrivare a formulare delle proposte alle istituzioni, e per noi è molto significativo. Ci sarà anche il vescovo di Frascati che ci ospita in una struttura della diocesi, ci sarà anche il presidente del Cotral, perché questo evento lo stiamo facendo in collaborazione con un nucleo storico delle Acri di Roma, che è il nucleo Cotral. E sembra strano, perché magari dice, ma che ci azzeccano i trasporti con la famiglia? In realtà vogliamo proprio, abbiamo voluto accendere in questa maniera anche indirettamente i riflettori su quanto invece un sistema di trasporti efficace ed efficiente abbia molto a che fare con le famiglie e con la qualità della vita. Io abito a Guidonia e ogni giorno dedico, dovrei dire perdo 3 ore della mia vita in macchina. Sì, purtroppo adesso è un problema un po' comune a tutti e tutti noi. Quindi, ricordando l'appuntamento di domani, sabato 21 giugno dalle ore 9:30 presso Villa Campitelli in via Sulpicio Galba 4 a Frascati, si terrà questo convegno della famiglia Crocevia tra incertezze e risorse, promosso dall'Acri di Roma e provincia. Io, Presidente, la ringrazio per il suo intervento. Le auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a lei. Abbiamo